Ciao a tutti, sono Lilli Maraviglia. Questo è un altro video in collaborazione con Romue. Io non so per quale motivo, però mi diverte dire Romue. Questa volta è come al solito tutto sbagliato. Ma cosa ci vogliamo fare? No, non è vero, poi vedrete. E spero vi piaccia. Il primo vestito che ho preso è questo qua, che è veramente molto carino se lo vedete così, perché qua è praticamente un po' velato, così lo vedevo da un po' su questo sito e ho detto, ma sì, prendiamolo, ed è anche carino, diciamo, non mi va eccessivamente lungo, non mi va a largo, mi sta bene. Il problema di questo vestito sono queste strisce qua che prudono in una maniera atroce, cioè mi giuro, prudono troppo, ma pure qua dietro, io non so cosa hanno, però vi giuro, queste strisce qua sono una morte, fate così, ah, prude troppo, ma che fate? Ma perché? Ma io non capisco, cioè vi giuro, mi prude tutto, cioè è stranissimo, però devo dire che è molto carino questo vestito. Certo, questa qua è puramente plastica, è plastica. Qui ci sta questo colletto che si allaccia, ma pure questo prude una cifra, cioè prude troppo questo vestito. Si può fare, ma prude tutto. Però in realtà, tipo, questo tessuto non sembra così male ed è carino. La taglia è giusta, finalmente. E sì, questo lo approvo, a parte per il fatto che prude, quindi non so se lo metterò mai perché non voglio stare tutto il giorno così, tipo, ma che c'è la scabbia? Tipo, no, no. E invece sì, cioè, quelli pensano di sì, ma in realtà è questo vestito. Oh mio Dio, non ce la posso fare. Ma una cosa bella, prima volta. Ah, mi prude troppo, non arriva, non ce la faccio. Devo stare tipo così. A meno che non vi mettete tipo qualcosa dentro per non far toccare, invece così non vi fa male. Il problema è che non credo che potete andare in giro con un pennarello messo così, anche perché cade. E quindi niente, resterò qua a grattarmi un po'. Io vi giuro, vorrei sapere cos'è sta roba. Allora, ora vi spiego. Questo coso è formato da due pezzi, questi pantaloncini e questo crop top. In teoria dovrebbe arrivare qua. Il problema è che mi va veramente larghissimo. Cioè, guarda, guarda. Cioè, ma che. E quindi mi va così. YouTube dice, vabbè, ma sei te che sei magra. Ok, ci può sta. Ma allora perché questo coso è così piccolo? Cioè, nel senso che uno è piccolo così e poi c'ha un culo enorme. Cioè, mi sta a dire che c'ho un culo enorme? Io non me lo faccio dire. Oh, non lo so, cioè, mi va veramente enorme. Non posso usarlo. Cioè, che ci vado dentro, veramente, guarda. Ci passo dentro, cioè, boh. Però in realtà non sembra così male, anzi, è molto carino. Poi queste sono le calze. Allora, il dietro è così, cioè, si chiude così. Cioè, in teoria dovrebbe essere anche. Ma è tutto storto, è tutto sbagliato. Non si capisce niente. Boh, siccome scrivono tipo devi portare more traffic perché tipo a quanto pare non mi cliccate sui link, io faccio ho capito, ma se la gente gli fanno cagare queste cose che devo fare? Cioè, nel senso, voi mi mandate cose di merda, è colpa vostra, amica mia. Io dico solo la vera realtà dei fatti. Peccato perché mi sarebbe piaciuto utilizzarlo, cioè, se fosse stato della mia taglia, questi pantaloncini li avrei utilizzati molto volentieri. Cioè, guardate che carino se fosse stato così, cioè, veramente troppo carino. Non potevano fare direttamente un vestito poi. Certo, qua ci stanno tipo delle cuciture fatte veramente con il culo, ma. Oh, finalmente una cosa che non mi crea né danni morali né fisici. Allora, questa qui come vedete è una camicia molto carina, è un po' lunghetta, ma si vedeva sul sito che era fatta così. Il tessuto sembra un po' di plastica come al solito, però alla fine è molto carina, è molto così svolazzante, leggera, mo che arriva la primavera è perfetto, anche se non lo so visto che è di plastica. Non ci stanno scritti i materiali? 100% poliestere, perfetto. C'è scritto not soacdo. Cos'è Suakdo? È molto carina, è molto leggera. Chiusa non lo so, perché a me tipo le camicie chiuse non mi piacciono. Oddio, così sembra tipo una campagnola meglio aperta. Mi sembra tipo la camicia di un pittore. Vedete come ci sto bene con una matita penna dietro l'orecchio. Vorrei dipingere l'aria che vedo, il panorama. È molto carina, credo sia la cosa che mi sia piaciuta di più perché almeno non mi fa male e mi va bene. Io ho preso una M, quindi non è che ho preso una S, ho detto voglio sta sul sicuro così e mi sta perfetta. Io le metto le cose che mi arrivano in questa grandezza perché le cose troppo corte non mi piacciono né di maniche né di lunghezza. Vediamo come ci sta con le cose arrotolate. Cioè con le maniche di là su è carina, però sinceramente rivedendomi allo specchio mi è sembrato di essere tipo il proprietario di una trattoria. Sapete quelli che tipo a fine pranzo arrivano e fanno avete mangiato bene? Oh bravo, mi fa piacere, dai vi offro un cicchetto. Cioè, non lo so. Però sicuramente è la cosa che mi è piaciuta di più. Questo era tutto. I link a tutte queste bellissime cose li vi lascio giù. E niente, ciao!